Però ancora qua il tiro, il miracolo, Ronaldinho davanti alla porta. Ciao a tutti gamers, bentornati su FIFA 16, siamo qui sulle stagioni online ragazzi e siamo però nelle stagioni online femminili. Sì ragazzi, ho voluto prendere per questo episodio due partite però con squadre femminili. Io ho preso ragazzi le brasiliane, che le brasiliane insomma hanno il loro perché, lo sapete benissimo. Intendo ovviamente a livello calcistico e non solo. E ragazzi, siamo contro questo avversario, siamo contro l'Australia femminile. Io ho preso il Brasile. Vediamo un po' come va quindi questa partita, ragazzi, nelle stagioni online. Non hanno molte, diciamo, pressione. Attenzione qua nel frattempo, Ronaldinho fuori. Ragazzi, questa ragazza che si chiama Formiga sembra praticamente Ronaldinho versione femminile. Qua ha sbagliato tutto. Cristiana Ronaldo al tiro. Questa si chiama Cristiane, sentite, quindi io la chiamo Cristiana Ronaldo. E ancora palla qua per la sorella di Marcelo, ragazzi, perché il portiere è praticamente la sorella di Marcelo. Attenzione qua, ha perso palla, allora Ronaldinho subito verso Cristiana Ronaldo, che ha visto lo scatto della sua amica. E abbiamo perso l'attimo, ragazzi, abbiamo perso l'attimo, però ancora qua il tiro, il miracolo, Ronaldinho davanti alla porta, nulla da fare, ragazzi. Non vuole entrare il pallone, ma bellissima azione. Proviamo a dare palla allora dentro. Attenzione qui, Cristiana Ronaldo, se ne va il tiro. Nulla da fare, ragazzi. Guardate, mamma mia, ragazzi, Ronaldinho, numero di Ronaldinho. È proprio lei, ragazzi, è proprio Ronaldinho. Qua grande numero e poi viene fermata, ragazzi, ma stiamo dominando, spero di non essere punito. Marta, pallone messo dentro. Qua ancora, tiro a giro, deviazione, gol! Passiamo in vantaggio! Le brasiliane si fanno rispettare. Vediamo chi ha segnato, Alves. Ragazzi, la sorella di Dani Alves ha segnato, eccola qua. Tiro, deviazione anche sua, ecco, 1-0 per noi. Attenzione qua, proviamo il tiro, immediato, la parata. Cristiana Ronaldo, ancora Cristiana Ronaldo al tiro! Il miracolo della portiera dell'Australia. Marta, pallone dentro, attenzione, colpo di testa, il miracolo! Il miracolo del portiere dell'Australia. Finisce il primo tempo dominato, ragazzi, vediamo come va il secondo tempo. Ronaldinho, eccola qua, Ronaldinho, ragazzi, guardate che classe Ronaldinho. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, Ronaldinho. Non gli rubano palla, ragazzi, a Ronaldinho. Mamma santa, ragazzi, c'è una tecnica impressionante quella ragazza. Pallone ancora dentro verso Ronaldinho anticipata, ma recupera Ronaldinho. E allora le faccio provare un tiro. Molto debole, però ragazzi, Ronaldinho vi posso garantire che è veramente, veramente forte. Marta, e dovrebbe esserci rigore. E infatti ragazzi, calcio di rigore nettissimo. Ragazzi, io farei battere il rigore a lei, a Ronaldinho. Ragazzi, attenzione a Ronaldinho. No, tiro centrale, io volevo fare il pallonetto, comunque me l'avrebbe parato, ragazzi. Attenzione all'Australia, che avanza le australiane. E questo forse, ragazzi, è il primo tiro che fa vero e proprio al 77esimo con l'Australia. Ronaldinho allora, ragazzi. Mamma mia, Ronaldinho. Ronaldinho ha recuperato palla ancora lì, ragazzi. Ragazzi, è una vera brasiliana, ma nel vero senso della parola, proprio come gioca pallone. Fabiana ancora, attenzione qua, il tiro a giro, bruttissimo tiro. Ronaldinho che avanza, Ronaldinho ancora, scatto di Ronaldinho, il tiro, la parata, ragazzi. Ronaldinho, grandissima Ronaldinho, e qui si conclude il match, ragazzi. 1-0 per noi, i primi 3 punti incanalati con il Brasile di Ronaldinho. Nella seconda partita ovviamente cambio squadra, quindi ragazzi, ci vediamo fra poco con la seconda partita, sempre del calcio femminile. Ok ragazzi, eccoci giunti nella seconda partita. Io ho preso l'Italia e siamo contro l'Inghilterra. Ragazzi, in avanti abbiamo Gabbiadini. C'è una ragazza che si chiama Gabbiadini come giocatore del Napoli, nonché della nazionale. Quindi vediamo come va questa seconda partita. E allora palla dentro per l'italiano. Attenzione a Gabbiadina. Gabbiadina. Manola Gabbiadina, pallone dentro dall'altra parte. Interrompono bene l'azione. Grande recupero qua di palla. Attenzione, pallone nostro. Proviamo il tiro. Nulla da fare. Qua sbaglia tutto.
Ragazzi, non so cosa è successo. Gli inglesi si sono quasi fratturate fra di loro. Quasi recuperate. Beh, ancora pallone dentro. Se ne può andare Mauro, Mauro, miracolo. E qua c'è quasi l'autogol. Qua, grande finta. Poi buttiamo in avanti, non c'è fuorigioco. Ragazzi, qua è arbitro, quello è fallo. Fallo, ragazzi, fallissimo. Infatti, vediamo, è espulsione, giustissimo. Fallo da ultimo uomo. Che si stone è stata buttata fuori, giustissimo, ragazzi, perché... Allora proviamo a purgare la sua punizione. La punizione, il palo, pallone che rimane nel gol. Le azzurre passano in vantaggio. 1-0 per noi. Le azzurre passano in vantaggio. Guardate che punizione magistrale. Già quel palo era ingiusto, quel gol. 1-0 per noi. E finisce il primo tempo, ragazzi. Giustamente in vantaggio, abbiamo giocato meglio. Vediamo come va il secondo tempo. Qua, ragazzi, poteva esserci fallo. Non ha fischiato nulla. Attenzione qui. Ma non l'ha messo dentro e c'è il pareggio, ragazzi, è incredibile. Totalmente sola, uno pari. Mamma mia, ragazzi, che svarione difensivo. Guardate qui, sola totalmente. Attenzione qua, ancora pallone nostro, vediamo. Sì, buona per Gabbiadina. Gabbiadina se ne può andare, allora. Gabbiadina al tiro! E il portiere para. Proviamo a lanciare in avanti. Pallone recuperato ancora dagli inglesi. Ma ragazzi, esce il 2-1, ragazzi, ma l'inglese hanno una facilità nel vincere i contrasti che è un qualcosa di impressionante. Vincono sempre i contrasti in maniera molto facile, ragazzi. Le italiane sono abbastanza aggressivine, devo dire. Dobbiamo ora rimontare. Sono qua. Pallone dentro. Subito! Nulla da fare, nulla da fare. Dentro, bel pallone. Arriva il tiro, la deviazione. Ragazzi, non si riesce a segnare. Pallone ancora dentro, ha sbagliato l'uscita col portiere, il pareggio! Il pareggio! Vasco de Gama ha pareggiato! Anzi, Vasca de Gama! Due pari, ragazzi! Avevo visto subito che era uscita malissimo col portiere e pallone in rete! Bellissima questa azione, ragazzi! Pallone ancora dentro! No, anticipato! Attenzione qua, che ha quasi sbagliato tutto! Qua la palla che rimane a noi! No, no, ragazzi, no. Era solamente da appoggiare. Invece ha fatto un passaggio filtrante fortissimo. No, ragazzi, no, non ci credo. Niente da fare, ragazzi. Finisce così. Due pari. Partita combattutissima. Ecco qui, ragazzi. Abbiamo ottenuto la promozione in divisione 9. Ora dobbiamo fare altri 3 punti. Ci mancano ancora 5 partite per vincere il titolo. Quindi nel prossimo episodio proverò a vincere il titolo. Ragazzi, fatemi sapere subito qui sotto se volete vedere altre partite con le nazionali femminili, oppure se volete che torno alle classiche squadre maschili. Quindi ragazzi, scrivetemelo qui sotto, perché se volete vi continuo a portare le nazionali femminili se vi diverte guardare questo tipo di partite. Ok ragazzi, allora come sempre vi invito a lasciare un like, mi raccomando ragazzi, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, consigliate ai vostri amici. Sotto, come sempre ragazzi, in descrizione trovate canale Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e Telegram. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, qui da Angelo Nero 83 è tutto e ciao gamers!